carichi, carichissimi, perché è lunedì che ci piace questo, quindi territorio, ma soprattutto eventi, spettacoli, soprattutto personaggi che rappresentano Verona. Parliamo di scuola, parliamo di, non solo scuola, parliamo di cose veramente curiose, e oggi ho il piacere di avere due ospiti qua con me. Diamo il benvenuto, eccoli qua, benvenuti, benvenuti a Francesco e Matteo, School of Art. Intanto, grazie. Benvenuti. Grazie. Oh, come state? Tutto bene. Bene, bene, bene. Intanto grazie davvero, ci fa piacere, perché insomma parliamo di una realtà che da quanti? Oltre 13 anni, ormai, ecco, 13 anni. 13 anni, quindi Francesco il presidente, Matteo adesso poi arriviamo da te, anche perché io e Matteo ci conosciamo già qualche anno fa, abbiamo fatto una chiacchiera proprio per quanto riguarda la musica, che poi c'è stata una bella unione, e quindi si parla di scuola, si parla di discipline e di curiosità, ma la domanda insomma non scontata, come nasce School of Art? School of Art nasce 13 anni fa ormai, sì? Come un progetto dedicato alla didattica musicale. Poi insieme agli allora fondatori abbiamo esteso un po' l'idea del progetto, sì. E si sono affiancate le altre discipline, ovvero la danza, il teatro e le arti figurative. Wow. Poi piano piano il progetto è evoluto fino a moltiplicare un po' le varie direttrici, sì. E alla danza si è unita la pole dance, il cerchio aereo, le discipline vertical. Bello. Piuttosto che l'attività fitness più schiettamente dedicata al benessere del corpo. Beh, tanta roba, lasciatemelo dire, cioè nel senso, no, perché come ce le hai raccontate, elencate così, presidente, sembrano cosette, invece qui veramente c'è tanto lavoro e tante attività molto curiose. Molto, sì, curiose. In effetti sì, anche perché inizialmente il progetto era pensato per, era nato e si pensava si dovesse sviluppare a Colognola. In realtà sì. Adesso siamo, diciamo che ci sono molte strutture tra il veronese e il vicentino, ecco, cosa che inizialmente non era attesa. Ecco, ad oggi quante passatemi in termini, insomma, quanti punti ci sono? Oggi ci sono 14 punti, quindi wow. Si va da Vicenza a Parona, da Legnago Minerbe fino a Badia Calavena, piuttosto. Wow, che, esatto, wow, quindi insomma tanto impegno, tanto lavoro, impegno e anche soddisfazione. Insomma. Sì, sì. Esatto, il gruppo poi è effettivamente composto da un'ottantina di persone, per cui voglio dire, però, parliamo di uno staff sia di insegnanti che di organizzazione proprio tecnica molto importante. Però mica roba da poco, anzi tanta roba. Matteo, difatti qua io vorrei capire, benvenuto Matteo. Continuiamo oggi a parlare di, insomma, parliamo di scuola, parliamo di non solo scuola, perché qua è proprio uno stile di rappresentare delle discipline, cioè la parola scuola è importante, ma è insomma riduttiva in questo caso. Matteo, raccontami, parliamo di musica. Come arriva, insomma, che cosa ci racconti? Perché qua ce n'è da raccontare. Sì, c'è tante cose, ci sono tante cose. Sì. In realtà io e Francesco ci siamo conosciuti, io avevo la mia scuola che era il CML Legnago. Certo. E alla fine noi avevamo gli stessi intenti, quindi quando ci siamo trovati abbiamo detto: ma perché non unire le forze e creare una cosa più grande? E quindi io mi sono fatto carico della parte didattica culturale, certo. Ovviamente del fitness non è materia mia. ha già messo le mani avanti, bene. Quindi insomma musica a tutti gli effetti, anche perché insomma sei insegnante, quindi ricordiamo. Sì, insegno alle scuole medie educazione musicale, però quello che noi puntiamo a fare è fare cultura a 360 gradi. Cioè, spiegacela. Allora noi andiamo sia dalla formazione del ragazzo che si avvicina alla musica, sia al perfezionamento per chi vuole fare un accesso al conservatorio piuttosto che prendere un titolo di altro livello. E adesso inizieremo a fare anche formazioni docenti. Sì, bella questa con cosa. Una nuova collaborazione che sta nascendo. E creiamo delle jam, delle jam session. Bello. Quindi permettimi, cioè per forza devo chiederti, dalla scuola al palco, cioè al pubblico. Esattamente. Oh, raccontiamo, spieghiamo a questi ragazzi che comunque fare musica e studiarla è importante, è anche importante sapere e avere la possibilità, che non è oggi una cosa così, raccontarla e esibirsi davanti a un pubblico, che adesso può essere uno o cento. Noi facciamo questa iniziativa delle Gemma, che non è diretta solo da me, ma è
siamo io e Michele Bogoni, certo, che ci occupiamo di questa cosa. E ovviamente, avendo tante strutture, non possiamo portare gli allievi da Vicenza a Legnago piuttosto, certo, che, e quindi creiamo più punti in cui dare a disposizione un palco ai ragazzi che suonano con noi, ma non solo, diamo anche la possibilità a gruppi esterni di esibirsi sul nostro palco e, beh, se vogliono suonare con noi, bellissimo. Tra l'altro è una formula geniale che già usava School of Art, in cui noi ogni mese pubblichiamo tramite un link la scaletta, tu puoi dire che strumento suoni, bellissimo, quale brano vuoi suonare e poi noi ti chiamiamo sul palco al momento. Beh, questa cosa è meravigliosa, cioè veramente meravigliosa, e quindi bravi per questa idea. Soprattutto io lo dico sempre a casa, no? È bello perché noi qua raccontiamo, siamo insieme, parliamo di cose belle, bellissime, che hanno ovviamente un percorso, però ricordiamo che non è facile fare questo, non è facile, quindi insomma 15 anni fa, 20 anni fa, non c'è, cioè questa cosa erano molto più difficili e complesse, quindi un ragazzo oggi ha delle possibilità incredibili e soprattutto portate da persone, docenti, passate nel termine, amici, come vi pare piace, che non sono da tutti i giorni. Quindi spero che chi è lì a suonare o comunque a fare qualsiasi disciplina possa veramente captare questa cosa. Ma tra l'altro, scusa se ti interrompo, le nostre proposte formative, io parlo sempre per il settore musica, sì, vanno anche degli stage, perché ogni mese ci sono gli stage, wow, su come stare sul palco, su io farò lo stage sulle tecniche dell'improvvisazione, c'è la vita del musicista, la storia del funk. Poi ogni mese, per esempio a Legnago, facciamo il CML Live, in cui si esibiscono gli insegnanti e fanno sentire ai propri allievi come suonano. Bellissimo. Immagina un insegnante che, che si mette in gioco davanti ai propri allievi e fa sentire come allievi, gestisce un palco. Non è che si mettono in gioco, devono studiare, devono studiare anche gli insegnanti qua, anche perché non si finisce mai di imparare, di studiare, questo si sa. Però presidente, mi permetto anche di farvi complimenti per questa cosa qua, ho aperto, essendo insomma diciamo più portato per la musica che non per il fitness, parlo di me, ecco, ho aperto la parte musica e ecco, farei proprio un accenno. Canto moderno, chitarra acustica, chitarra elettrica, batteria, basso elettrico, contrabbasso, pianoforte, tastiera, violino, ukulele, sax, clarinetto, tromba, trombone, flauto dolce traverso. Oh, raga, mica roba da poco qua. Cioè, quindi non oso immaginare. Prima l'avete nominato, circa 80 persone, sì, che lavorano. Chiaramente lo staff insegnanti è importante. Meraviglioso. Poi per la molteplicità degli strumenti, perché evidentemente poi abbiamo più insegnanti per ogni strumento, evidentemente. Certo. E poi quello che mi va di sottolineare è la forte interazione tra questi insegnanti, anche in occasione dei saggi, in occasione della musica di insieme, in una serie di occasioni in cui i ragazzi si trovano a confrontarsi con altri musicisti. Bellissimo. Io bassista imparo a suonare con un batterista, cosa, bello, che non è così scontata, ecco. Beh, è tanta roba, questo non è proprio tanta roba, bravi, no, nel senso, serve da fare una puntata di un'ora e mezza per tutto quello che state facendo. Nel frattempo colgo l'occasione per gli amici a casa su Instagram, visto che siete tutto il giorno a smanettare un po' sui social, ve la diciamo proprio così, lasciate il vostro segui come noi in diretta in questo momento su School of Art Verona e ovviamente lasciate il vostro segui per scoprire di più e andare a visitare soprattutto cosa succede, mandateci anche fisicamente, perché qui insomma andrei quasi un po' in conclusione, come arrivare da voi, cioè come essere dei vostri. Ma allora, la prima esperienza che si può fare è scegliere un corso e prenotare una lezione di prova, è gratuito. Oh. Si entra in contatto e si conosce il nostro stile, che è un po' il family style, questa, certo, non è un'azienda, e quindi è anche l'occasione per bere un caffè, conoscere le strutture, la segreteria, piuttosto che l'insegnante. Bello, bello, tanta roba, tanta roba. Sappiamo che voi non vi fermate mai, anche perché in 13 anni di strada qua a voglia, e mi sorge spontanea la classica domanda: progetti futuri, se ci sono e se si possono dire. Sì, allora, ecco, da un lato il progetto principale è quello di lavorare sull'ossatura della struttura, perché essendo così, così vasta necessita di rafforzarsi, e poi sicuramente ci saranno nuove iniziative che riguardano la musica nel veronese, wow, e nel vicentino.
perché effettivamente abbiamo nuove collaborazioni con gli insegnanti che ci chiedono di sostenere magari progetti già abbozzati, cosa che è già capitata. Certo, certo. E quindi sì, aspettiamoci una nuova School of Art a Verona e una nuova School of Art a Vicenza. Ecco. Wow, cioè alla faccia dello spoiler qua, tanta roba. Beh, grazie per essere stati con noi, davvero grazie. Ultima cosa veloce, perché vedo è importante. Ricordiamo che la musica e queste discipline, confermatemi se, non hanno età, cioè nel senso... Non hanno età, partiamo da bambini che hanno 3-4 anni con le propedeutiche. Perfetto. E credo che allo stato il più anziano abbia attorno ai 70 anni. Fantastico, fantastico, infatti bello, questo è quello che insomma ci tenevo anche a sapere. Niente, e mi tocca ringraziare e salutarvi perché veramente sono curioso, le cose sono tante, proprio per questo invito tutti gli amici ad andare su Instagram, ma soprattutto sul vostro sito. Quindi ecco, amici a casa, fatelo, cliccate per scoprire di più. A voi l'ultima parola per i saluti agli amici a casa che ci seguono. Prego. Allora, noi vi invitiamo a venire a provare una delle nostre attività e soprattutto assaggiare un po' il clima che si respira a School of Art. Io nel vesti di presidente non posso altro che caldeggiare questo invito e ringraziare tutti coloro che collaborano con la struttura, per primo ovviamente Matteo Polo. Grazie Presidente, grazie Matteo, prego. Grazie mille, insomma, è sempre un piacere venire qua. Grazie. E spero che ritorneremo e garantito a raccontarvi altre novità che adesso sono ancora nel cassetto, ma stanno emergendo piano. E allora ve lo dico io, quindi segnate, perché insomma qui le cose sono tante, voi chiamateci, perché insomma dobbiamo assolutamente parlare di quello che succederà. Quindi grazie per essere stati con noi. A voi. Grazie di cuore, evviva la musica, evviva tutte le discipline che uniscono, le discipline quelle belle, quelle sane, quelle che ci piacciono. E allora andiamo avanti con la musica, ci vediamo tra un po' per i saluti finali, pubblicità e poi Tommaso Paradiso con Tutte le notti. 3, 2, 1, vamos!